E un ben ritrovato a tutti quanti, sempre Edoardo qui che vi parla. Quest'oggi primo video di JavaScript dove andremo a vedere la sintassi, le variabili, i tipi di dato, insomma andremo a conoscere quello che è JavaScript e nel prossimo video parleremo di come manipolare un documento HTML che è di base la forza di JavaScript che ci permette di dare una migliore user experience all'utente sul nostro sito. Quindi insomma è sicuramente uno dei pilastri fondamentali di JavaScript. Allora, intanto vi dico come si può, dove si può scrivere codice JavaScript sia nell'head che nel body di HTML, dentro i tag script, adesso vi farò vedere. Tendenzialmente è meglio scriverlo in fondo al body, dopo qualsiasi tag HTML, in modo da permettere al documento, appunto HTML e allo style CSS di caricare prima, ok, velocemente, e poi andare a caricare quello che è tutta la parte di codice JavaScript eccessiva, no, scusatemi, seguente. Dunque, apriamo un tag script, mettiamo src che sta per source e mettiamo il nostro file di riferimento. In questo caso ne ho aperto uno vuoto, ma per farvi capire, è un file di estensione .js e possiamo scrivere lì il nostro codice oppure possiamo mettere un tag script, sempre senza source, e dentro scriviamo il codice. Allora, i commenti si scrivono su una riga se usate doppio slash. Molto semplice, oppure con slash asterisco e chiusura con asterisco slash per avere commenti su più righe. Molto comodo quando dovete commentare fuori magari delle parti di programma che non volete eseguire, o per ricordarvi dove comincia e finisce qualcosa, o per ricordarvi che cosa state facendo effettivamente. Dunque, cominciamo con le variabili invece. Variabile A uguale a 2, variabile B uguale a 5, ok? Poi facciamo una variabile c che sarà uguale ad a più b, ok? E il valore dovrebbe essere ovviamente 7, noi lo mandiamo fuori a schermo con un document.write, document.write, sì, chiudiamo qui e andiamo a mettere c, mandiamo a schermo 7, non penso si veda moltissimo, quindi sarebbe meglio, ecco, fare un po' di formattazione. Mettiamo gli apici, mettiamo i più per concatenare, ok? Ne parleremo meglio dopo. Ma è per concatenare stringhe variabili. Mettiamo un H1 che lo conoscete ormai, non è altro che un tag di heading 1. Quindi, ok, ecco qua, abbiamo un set che si vede leggermente di più. Intanto vi faccio vedere gli altri tipi di output che possono essere alert, ok? Qua non si vede, sì, si vede in alto il pallino blu su document, che c'è un alert da vedere, ecco qua, dovevo andare semplicemente sulla pagina. Boh, 7. Possiamo andare con gli alert oppure possiamo andare con un console log. Noi attualmente lavoreremo con document write e console log, ma quando lavorerete effettivamente nei progetti userete console log. F12, vedete, vi si apre la console di Google Chrome, c'è anche per Firefox ovviamente, e vedete lì quello che vi interessa. Quindi per ora però console log via e lavoriamo su document write che si vede leggermente meglio. Allora, proviamo a cambiare il dato, vi faccio vedere 10, ok? Questo perché è una variabile, non è altro che un contenitore di dati, variabili appunto, che noi possiamo salvare durante il corso del programma e riutilizzare come vogliamo. Queste sono le operazioni aritmetiche che possiamo fare, quindi possiamo usare il meno, possiamo usare moltiplicazione, divisione, vedete, molto semplice, oppure possiamo fare questa qua dovrebbe essere la potenza, sì, ok, ecco qua la potenza, e infine il modulo, no, ho cliccato male, ecco qua. Il modulo non è altro che il resto della divisione, quindi 15 diviso 5 fa 3, col resto 0, 16 diviso 5 dà resto 1. Serve per vedere quali numeri sono pari e quali numeri sono dispari il modulo. Tendenzialmente viene usato così, questo invece è l'incremento, quindi a più più, abbiamo a che è uguale a 16, a più più diventa a 17, quindi 17 più 5 fa 22, molto semplice. Funziona anche come decremento, adesso ve lo metto, ecco qua, doppio meno, quindi abbiamo 16 meno 1 fa 15 più 5 20. Ok, e queste sono le operazioni aritmetiche base. Allora, ok, adesso andiamo a scrivere il type, andiamo a vedere il type delle variabili, quindi il tipo di dato. Type, concateniamo, ok, un po' lunghina qua, un po' fastidioso. Dunque, andiamo a scrivere qua in mezzo, type of.
E andiamo a mettere il valore di C, ok? Quindi mandiamo a schermo sia C che il type. Un po' formattato male, però vediamo che C è di tipo number. Sì, perché 16 scritto così è un number, 5 scritto così è un number. A più B ovviamente fa un number. Non dite così perché tra apici possiamo vedere abbiamo un type string. String non è altro che una stringa di testo, quindi del testo che potremmo usare ovunque, però meglio mettere un br a capo. Perfetto, variabile sopra e il tipo sotto, così vediamo leggermente meglio. Vi dicevo quella storia perché un 5 scritto tra apici, vedete che è di type string. Ok, e viene trattato in modo totalmente diverso rispetto a un number. Per esempio, non si possono fare operazioni. Se noi facciamo un type string più A, fa la concatenazione. Quindi mette il 5 davanti e gli aggiunge A meno il decremento, ok? 15 viene 515. Ma non è che viene 515 come numero, ok? Viene semplicemente 515 come string. Quindi questi invece sono i valori booleani, ok? True e false. Ci servirà per i vari if, ok, soprattutto, o per gli switch, insomma, per dire al programma quando abbiamo bisogno di fare delle condizioni e capire cosa fare, se succede qualcosa o meno. Allora, se noi apriamo invece le parentesi quadre, possiamo fare degli array, che sono delle collezioni di dati. In verità possono essere di vari tipi. Io qua sto facendo un array con solo dentro stringhe, ma quello non è un problema. Comunque mettiamo Marco, Luca e Paolo. Manda schermo, automaticamente vedete che il type è l'object, ok? Anche se è un array, però fa parte della categoria object, ma non preoccupatevi perché rispetto agli oggetti, che adesso andiamo a vedere, comunque vengono trattati in modo differente, anche se sono entrambi oggetti, ma parleremo più nello specifico in un altro video di questa cosa, perché richiede molta più conoscenza teorica dei prototipi, eccetera, eccetera. Non mi voglio dilungare adesso che questo è un corso per principianti, insomma. Quindi questo è un oggetto con parentesi graffe, mettiamo nome, quindi come potete vedere c'è nome Edoardo. Il nome è la chiave, serve per identificare il dato, e il valore è Edoardo, può essere sia stringa che numeri, non c'è alcun problema. Ora qua io vado a mettere le lingue, quindi ho messo il nome, è una stringa Edoardo, cognome è una stringa il mio cognome, l'età è un numero, le lingue metto un array, quindi le lingue che conosco sono giustamente un array. Potrei fare invece, anzi posto che lingue, lingua 1, due punti, metto una stringa, lingua 2, è più comodo far così, ok? Cominciare a ragionare in questo metodo perché più avanti andremo, più i programmi diventeranno difficili e quindi conviene già imparare o diciamo così assimilare come strutturare meglio gli oggetti, ok? Quindi questo potrebbe essere un oggetto di una persona, effettivamente, ma ci arriveremo nei prossimi video. Allora, io vi ho mandato a schermo, vedete che se non prendo niente, metto solo D, ci dice object object, è di tipo object. Ok, per estrapolare effettivamente il dato dobbiamo mettere il nome della variabile, il nome dell'oggetto, più, anzi scusatemi, punto, ok? La chiave, parlavamo di chiave valore, per estrapolare il valore dobbiamo mettere la chiave, ok? Quindi la chiave è nome. Mi ritorna Edoardo e come vedete quello è di tipo stringa. Ok, se metto età mi torna 26 ed è di tipo numero. Se metto lingue non mi scriverà mai array, ma mi scriverà object. Però vedete che mi fa direttamente a stringa, mi mette tutto il contenuto dell'array. Ok, questo è come accedere agli oggetti. Allora, qua invece vi sto mostrando. Cosa sto facendo? Ok, qua vi sto mostrando come accedere agli elementi di un array, ok? Si fa per indici, quindi array, parentesi quadre, numero dell'indice. Vedete che è 0 e mi dà Marco e non 1 perché gli array cominciano a contare dallo 0. Quindi ogni volta ci sia degli indici, ok? Si comincia dallo 0. Questo ovunque, ok? In questo caso ho mandato C3. Che non esiste, secondo voi dovrebbe essere Paolo, in verità sarebbe Paolo è il 2, quindi Marco 0, Luca 1, Paolo 2. Se metto C3 mi dà undefined perché di base non è stata definita. Ok? Stessa cosa se io dovessi andare a scegliere D. Ah no, qua non ho mandato schermo. Cosa sto facendo qua? Scusatemi. Ok, qua D lingue 2, spagnolo, perfetto perché italiano 0, inglese 1, spagnolo 2, tipo stringa. Ok, 0. Italiano. Ok, quindi stiamo un po' giocando con
con i vari indici per farvi vedere che queste cose funzionano sia su array che array dentro oggetti. Allora, un po' di pulizia, mettiamo A, dichiariamo A, ok? Dichiariamo quando diciamo var A, ma non gli assegniamo niente, ok? Quindi non gli stiamo assegnando alcun valore ad A, di conseguenza se noi la mandiamo a schermo otterremo undefined. Undefined non è solo il contenuto, ma è anche il tipo undefined. Questo perché abbiamo dichiarato la variabile, var A è una dichiarazione, ma non l'abbiamo assegnata. Noi a capo la assegniamo 0, se noi mandiamo a schermo abbiamo 0, ma il tipo, ok, è number. Perfetto. Ok, quindi adesso noi la riassegniamo perché undefined non ci va bene e siamo a posto. Dunque, perfetto, un altro tipo di undefined, potete vedere se io vado su D, che è il nostro oggetto, e metto una chiave che non esiste, mi darà come undefined, anche se io non l'ho dichiarata, però ho dichiarato l'oggetto. Quindi avendo dichiarato D, tutto ciò che scrivo dopo, tutte le chiavi che scriverò dopo, mi daranno come undefined e non come non esistenti o nulle, ok? E non come null perché giustamente l'oggetto D è stato dichiarato. Quindi parte da quel principio. Ok, come vi ho fatto vedere che provando a mettere E ci dà errore nella console e ci dice che non è stata proprio definita, ma neanche dichiarata, ok? Lì si dice defined, in verità non è stata proprio dichiarata. Var A, questo è un altro tipo di scusatemi, un altro tipo che possiamo avere che è null, ma il tipo è un oggetto, mentre undefined è di tipo undefined, null è di tipo oggetto. Null, come vedremo negli if, sarà uguale ad undefined in termini di valore. Quindi è come avere 5 uguale a 5 come stringa, sarà uguale. Ma se noi andiamo a fare a 5 uguale uguale uguale, quindi a vedere se anche il tipo è giusto, 5 come numero non è uguale 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 a 5 stringa. Stessa cosa per undefined e null. Andiamo a vedere invece le funzioni adesso, che sono importantissime. Le dichiariamo con function, scriviamo il nome, apriamo le parentesi quad, scusatemi, apriamo le parentesi tonde, ok? Dove possiamo mettere gli argomenti, apriamo le parentesi graffe e dentro scriviamo il blocco di codice che ci interessa. Quindi dentro la funzione saluta, quando chiamo la funzione saluta, scrivo a schermo faccio ciao, ok? Molto semplice. Ora non succede niente perché? Perché non l'ho invocata. Per invocarla scriviamo il nome della funzione con le due parentesi tonde. Sono importanti le parentesi tonde, vedete che funziona, faccio ciao. Sono importanti le parentesi tonde perché lì metteremo gli argomenti. Gli argomenti cosa sono? Sono delle variabili che passiamo alla funzione per poter essere utilizzata al loro interno, ok? In modo dinamico. Quindi se io adesso vado a fare concatenazione della stringa e metto dentro la variabile messaggio, ok? Molto semplice, io mando a schermo undefined perché nell'invocazione, quindi riga 18 saluta, non abbiamo messo il messaggio. Io vado a mettere una stringa, quindi scrivo ciao, ciao, ah giusto, ciao persone su YouTube e come potete vedere compare ciao persone su YouTube. Questo è un argomento, messaggio è l'argomento. Come potete vedere è dinamico perché? Perché lo passiamo alla funzione quando la invochiamo. Molto comoda come cosa. Quindi ora facciamo dei calcoli e invece anziché passare un messaggio, semplicemente passiamo un numero 1 e un numero 2. Andiamo e facciamo un return, questa è importantissima, è una parola chiave da sapere. Return vuol dire che la funzione viene eseguita, ma ci ritorna il dato, perché altrimenti una funzione eseguita non si tiene in pancia ciò che succede. Se io facessi 2 più 2, è come se chiedesse a me, mi fai 2 più 2? Io so che fa 4, ma non ve lo dico. Ok, per farvi tornare 4 dovete fare il return. Quindi vedete, numero 1 noi facciamo sotto, fai i calcoli, 2 e 10, 2 numero 1, 10 numero 2, noi ritorniamo 2 più 10 fa 12, ok? Possiamo mettere anche quel valore in una variabile, non è un problema, quindi A uguale a fai calcoli, 2 più 9, e semplicemente mandiamo a schermo A. Ok? Quindi la differenza tra il saluto di prima e il calcolo di adesso è che il saluto di prima eseguiva semplicemente un'azione. Mentre invece qua, dove vengono fatti dei calcoli, o comunque c'è un valore che la funzione è in grado di rimandare,
Se vogliamo fare una cosa del genere, dobbiamo assolutamente mettere il return e possiamo assegnarlo ad altre funzioni, possiamo assegnarlo alla variabile, possiamo metterlo direttamente a schermo, come vogliamo. Ora, qua vi faccio vedere lo scope, ok? Che non è altro, come ve lo posso spiegare in italiano? Possiamo mettere, possiamo mettere così, è la regione in cui le variabili hanno effetto. Vedete, io ho definito qui una variabile locale, l'ho assegnata a 5 e ho provato a mandarla a schermo da DocumentWrite, che è fuori dalla funzione. Non la trova, non la può trovare perché questa funzione, scusatemi, questa variabile esiste solo dentro la funzione. Se invece io la vado a dichiarare fuori, ok, la vado ad assegnare dentro la funzione, posso farlo perché la var in alto, così come var a, è una variabile locale. Scusatemi, globali, quindi la differenza tra variabili globali definite fuori da funzioni e variabili locali dichiarate ed assegnate dentro funzioni. Ok? Serve appositamente in modo che se avete più funzioni, ok, potete usare magari gli stessi nomi di variabili per comodità perché vi serve, per nomenclatura, per non diventare scemi con nomi come Pippo, eccetera, e poterle comunque usare senza andare a creare danni ad altre funzioni, eccetera, eccetera. Quindi le variabili locali sono importantissime, ma bisogna capire la differenza tra una variabile locale, ovvero dichiarata, assegnata e utilizzata dentro una funzione, e una variabile globale dichiarata, assegnata fuori da una funzione, che può essere però utilizzata da tutte le funzioni del programma e anche dei file esterni, che però verranno poi importati. Giusto per farvi capire. Allora, facciamo un po' di pulizia e adesso parliamo, qui mettiamo una stringa, perché parliamo di metodi di stringhe. Abbiamo visto che cos'è una stringa, ok? Abbiamo visto anche la concatenazione di stringhe, però adesso dobbiamo vedere cosa possiamo fare con queste stringhe, perché io potrei voler fare delle cose, giustamente. La prima cosa che voglio fare è sapere la lunghezza. L'ho scritto male, infatti undefined, perché length con l'h al secondo penultima non esiste, ma length con h all'ultimo posto. Vedete, la lunghezza di questa frase è 30. Ovviamente si parla per indici. Quindi si parte sempre da b è 0 e è 1, e avete capito, esattamente si conta come gli array. E adesso lo vediamo. Possiamo fare l'index of, ovvero cerchiamo l'index, l'indice di partenza di una parola. In questo caso ciao è al 26, lo vedete che è l'ultimo, ma se io metto un altro ciao, index of ci darà l'indice del primo ciao che trova, in questo caso 11, ok? Dopo bellissima. Molto bene, se invece volessi trovare l'ultima parola, ciao, ok, last index of e ci dà 31. Molto semplice. Andiamo a fare search. Search ci darà il primo risultato uguale a ciò che cerchiamo. In questo caso abbiamo due ciao, ma search ci darà sempre il primo scritto così. Abbiamo slice che serve per prendere una porzione una porzione della stringa. Potrebbe essere che ci interessa solo una parte di stringa. Non riesco a farvi adesso degli esempi, ma vi assicuro che durante la programmazione l'ho usato. Quindi noi partiamo dall'indice 11 e finiamo all'indice 18, quindi ciao frase. Quindi con slice c'è un indice di inizio e un indice di fine. Quindi dovete sapere esattamente l'indice di inizio e l'indice di fine di ciò che vi interessa. Ok? Se invece usiamo sub str, quindi substring, noi dobbiamo solo sapere l'indice di inizio, ma ci interessa solo sapere la lunghezza, perché il primo parametro è sì l'indice di inizio, ma il secondo non è l'indice di fine, è la lunghezza della frase, ok? Il numero di caratteri. Quindi io parto dall'indice 11 e voglio 4 indici, di conseguenza mi tira fuori ciao. Con replace invece sostituiamo una parola, ok? Sostituiamo la parola ciao, in questo caso, con Twitch. Come potete vedere, ci sostituisce solo il primo. Ok? Perfetto, in questo caso abbiamo fatto replace. E sono un po' anch'io un po' stranito perché dovrebbe sostituirle entrambe, da come mi ricordo. Però questo ve lo scriverò nei commenti come aggiornamento. Possiamo fare to uppercase, invece, se vogliamo tutto maiuscolo. Possiamo fare to lowercase, adesso vi faccio vedere, mettiamo in maiuscolo bellissima per farvi vedere effettivamente che funzioni. To lowercase, ok, bellissimo, così maiuscolo, perfetto, to lowercase, per farvi vedere che mette tutto in minuscolo, quindi parentesi, ecco qua, tutto in minuscolo. Questi sono vi sto facendo vedere un po' di metodi che sicuramente userete nel corso della vostra esperienza con JavaScript, è bene saperli. Adesso vi faccio vedere trim,
Trim serve per rimuovere tutti gli spazi bianchi all'inizio o alla fine di una frase. Per esempio, magari avete un form dove la persona inserisce una password o inserisce dei dati sensibili e per caso schiaccia spazio alla fine, ok? Con Trim voi vi assicurate che la persona non ha inserito Edoardo Spazio, ma ha inserito Edoardo e basta, ok? È utilissima questa funzione per pulire bene i dati che ci vengono passati dall'utente, ok? Con dei form. Perfetto, questo è Trim, come potete vedere lo spazio non c'è, cioè ciao e basta, non ci sono altri spazi aggiuntivi. E questo è quanto per i metodi delle stringhe. Passiamo invece ai metodi dei numeri. Anche i numeri hanno dei metodi, quindi la prima cosa che possiamo fare. Allora, delle cose che possiamo fare con i numeri può essere il cast, possiamo fare delle. Ah, giusto, possiamo giustamente, mi stavo dimenticando, farlo diventare una stringa. Esattamente, sto parlando di cast, quindi possiamo castarla, in questo caso è il cast è la trasformazione di un tipo ad un altro tipo, quindi 5 è un number, vi ricordate? ToString diventa una stringa, quindi se noi la concateniamo a un 5 come number, ci fa la concatenazione come abbiamo visto prima. Ok? Qua adesso vi faccio vedere che A più 5 dovrebbe fare la somma, in verità ho sbagliato completamente perché qua la prende come concatenazione, volevo farvi vedere la somma di A più 5 che faceva 10 essendo due numeri, invece devo farvelo vedere qua, quindi 5 più 5 è 10, poi andiamo a schermo. Ok? Quindi prima che arrivi al toString fa A uguale a 5 più 5 come due numeri, 10. Dopodiché facciamo toString e lo convertiamo in una stringa, di conseguenza è un 10 a stringa, ok? E non è più come 5 stringa di prima più 5 di numero. Perché lo facciamo prima che venga convertito in una stringa. Sto parlando veloce, sto andando anche abbastanza veloce, spero che mi riusciate a seguire. Fatemelo sapere. Poi abbiamo toFixed, che serve per i numeri con la virgola. Quindi io scrivo qua un numero gigantesco, non tanto grande in sé come numero, ma più che altro tanti numeri dopo la virgola. toFixed, quanti decimali vuoi dopo la virgola? 0, quindi vedete che ce lo fa diventare da 5 a 6. 2, per aver solo due decimali, col ritornello utile per qualsiasi cosa come può essere carrelli, e-commerce, eccetera, eccetera, vi servirà dove avete dei totali da mostrare. Ok, e sì, tendenzialmente o toFix 0, però quello si può raggiungere con parseInt e lo vedremo, o con number, tendenzialmente avrete toFixed A2. Ok, quindi adesso andiamo a mettere number, che semplicemente trasforma quello che dovrebbe essere una stringa. Quindi se io metto in verità A non dovrebbe essere così, dovrebbe essere a stringa. Esatto. E ci dovrebbe rimandare fuori. Se però io non metto il tipo, non si vede. Type off. E mettiamo A e non succede niente. Innanzitutto non succede niente perché non ho concatenato. Ok? Perfetto. Quindi questo 5,56545454 però ci dà stringa. Ah, giustamente, scusatemi, perché. Ok. Ci dava stringa perché stavo facendo riferimento alla variabile A, mentre invece qua il type of di number A è number. Vedete, sono piccole cose in cui persino io, se non sto attento a commentare il video, mi incespico sopra. Ecco, queste cose di prima, dopo, cosa succede, importante capirle, mi raccomando. Poi possiamo fare un parse float, ok, che ci darà number, perché parse float cosa fa? Prende una stringa, tendenzialmente, e la converte in un float, che di base è un numero con la virgola. Ok, qua non sta facendo la somma, invece se ne batte, giustamente se ne batte, perché A è ancora una stringa, ok? Quindi, insomma, è proprio un punto critico questo. ParseInt, invece, non fa altro, accetta sia una stringa, in questo caso vedete, prende il numero, lo converte, ma si rende conto che c'è qualcosa dopo la virgola, quindi innanzitutto è una stringa che viene convertita in numero, e soprattutto è una stringa con della virgola che viene convertita in un numero con la virgola che noi vogliamo come intero, invece. Ok? Un piccolo giro. Spero si sia capito. Quindi numero con la virgola come stringa, diventa un numero con la virgola come numero, diventa poi un numero intero e basta. Adesso
Adesso noi andiamo a riscrivere l'array di prima, Marco, Luca e Giovanni. Sono appassionato io di array con Marco, Luca e Giovanni. E andiamo a vedere i metodi. Noi andiamo a fare A2, se vi ricordate 0 è Marco, 1 è Luca, scusate, e 2 è Giovanni. Noi andiamo avanti e abbiamo la length, per esempio, dell'array, quindi A.length, esattamente come la stringa, e ci dà la lunghezza, che non è 0, 1, 2, ma è quanti valori ci sono dentro. In questo caso sono tre valori. Indici e index e length di un array non sono uguali. Tendenzialmente la length è index più 1. Ricordatevi questa cosa. Facciamo un push su un array, quindi stiamo aggiungendo alla coda dell'array un valore. In questo caso aggiungiamo Antonio. Possiamo fare un pop. In questo caso andiamo a togliere l'ultimo valore dell'array. Quindi vedete che Antonio viene messo, ma poi viene tolto. Di conseguenza, quando andiamo a schermo A, non c'è più Antonio, ok? Adesso è entrato o uscito di base, salutato e se n'è andato. Con shift, ok? Con shift togliamo il primo valore dell'array. Abbiamo lasciato però Antonio, quindi di conseguenza continuano a essere 3. Avrei dovuto semplicemente togliervi anche il push di Antonio. Con unshift, invece, aggiungiamo al primo posto un'altra persona. Push e pop ve lo ricorderete subito. Shift e unshift dovete un attimo fissarvelo nella mente perché è un po' trick, diciamo, un po' tricky. Faccio sempre un po' fatica anch'io. Shift, unshift, shift, unshift, me lo dimentico sempre. Se invece andiamo a fare delete A e mettiamo l'indice, in questo caso 3, andremo a togliere Giovanni. Esatto. La cosa brutta di delete, ok, è che come potete vedere ci sono due virgole. Perché? Perché non va a aggiornarle all'array, semplicemente ti dice: ah, ok, io ti tolgo il valore qua dentro, ma per me l'indice numero 3 è ancora occupato da qualcosa, ok? Per questo non lo userete quasi mai, ok? Tendenzialmente volete che se avete tre valori e scompare il terzo, l'indice 3 non esiste, l'indice 2 non esista più, per dirvi. Quindi usiamo splice, ok? Con splice andiamo ad dire la posizione, l'indice, quindi noi diciamo che all'indice 3 mi togli un elemento, ok? Ecco, è stato tolto Giovanni, ok? Però poi abbiamo aggiunto Antonio, abbiamo aggiunto Edoardo, quindi sì, avrei dovuto lasciare solo Marco, Luca e Giovanni, ma spero si sia capito. Con splice 3 e 1, ok, quindi vedete che vi faccio vedere qua che A3 era effettivamente Giovanni, perché ho lasciato dentro sia Antonio Edoardo che non si capiva. Quindi noi partiamo da A3 che è Giovanni, facciamo lo splice 3 e togliamo un elemento. Quindi se partiamo dal 3 e togliamo un elemento è Giovanni. La differenza, vedete, adesso l'abbiamo proprio eliminato, ci dà undefined. Ci dà undefined perché non c'è niente. Mentre invece con splice, se noi andiamo a tenere il 3, semplicemente il 3 diventerà poi Antonio. Mentre invece splice 00, devo mettere la virgola dietro il secondo 0, ci permetterà di aggiungere degli elementi. Quindi splice dall'indice 0 mi togli 0 elementi, ma mi aggiungi Martina e Anna, ok? Quindi andiamo a schermo A, come potete vedere, prima di Edoardo, c'era Marco, è stato messo al primo posto Edoardo, quindi Edoardo è diventato lo 0. All'indice 0 mi aggiungi 0, cioè mi rimuovi 0 elementi, ma mi aggiungi Martina e Anna, ok? Mentre invece allo scusatemi, splice 4, quindi la posizione 4, ovvero Edoardo, Marco, Luca, Giovanni, mi aggiungi due elementi, che di conseguenza sono Martina e Anna, che vanno prima di Antonio. Con sort invece, semplicemente facciamo l'ordine alfabetico, come vedete A, E, G, L, M. Possiamo fare un reverse, di conseguenza prendiamo l'array come l'abbiamo e possiamo semplicemente revertare. In italiano è al contrario, quindi Marco, Luca e Giovanni, al contrario Giovanni, Luca e Marco. D'altronde, se siete nuovi alla programmazione, comincerete anche voi a parlare così, perché d'altronde usando solo parole in termini in inglese, prima o poi alla fine finite per usare solo quelli. Se già fate eventualmente siete dei gamer, già gamer, player, joinare, insomma, potete capirmi. Potete capirmi e diventerà sempre peggio. Dunque, parliamo invece di math, quindi classe math. Parliamo delle classi in un altro video, troppo complicato adesso capirle. Quindi math, quindi matematica.
round, quindi stiamo chiamando una funzione di math, facciamo un round di 4 sette. Il round non è altro che, in italiano non mi viene, scusatemi, pau è la potenza intanto, arrotondare, giusto? Arrotondiamo 4.7 e arrotondare per eccesso diventa 5, pau è la potenza, ok? 8 alla seconda, SQRT è la radice, square, sì, square root, ok? Quindi square root di 9 è 3, poi abs non sono gli addominali ma è absolute, quindi non è per trasformare eventuali numeri negativi in numeri assoluti, ok? Cioè ci interessa il numero assoluto. Il minimo di A, io qua ho provato a mettere dentro un array, ma vedete che non funzionava. Adesso vi faccio vedere. Ho messo dentro un array, ma probabilmente ho sbagliato la sintassi. Ok, ci dà none, però è buono perché none vuol dire not a number. Non è un tipo, ma è ciò che vi esce quando provate a fare dei cast in int, in float, quando provate a fare delle operazioni con qualcosa che non è un numero. Quindi none. Segnatevelo, ho fatto bene a farvi questo esempio. Il minimo, allora ho messo tutti gli elementi, ho messo il minimo, il massimo, minimo meno 1, il max di questi valori, 165, 10, 3 e meno 1, è 100. Molto utile, minimax in certe situazioni. Dicevo, segnatevelo questo none perché vi uscirà spesso in certe situazioni. Dunque, matrandom è una funzione che manda in modo random, appunto, un numero compreso tra 0 e 1. Così non ha molto senso, bisogna andare a fare mat floor, ok, per arrotondare e basta, arrotondare per difetto, a differenza di round, mat floor e andiamo a fare per, in questo caso, per 11 se vogliamo da 0 a 10 o per 10 se vogliamo da 0 a 9, ok, vedete 0, 4, 10, ok, questo è veramente molto comodo. Quando vogliamo mandare in modo random qualcosa, lo uso spesso, ma random, ok? Per dare un po' di mettere un po' di fortuna all'interno del programma. Dunque, facciamo new date, perché adesso andiamo a parlare di date, ok? Se scriviamo solo new date, ci manderà la data di oggi, la data di quando l'ho registrato, scusatemi, che era ieri. Quindi martedì, aprile 2, 2019, ci dice l'ora, ok? E questo dovrebbe essere, se non mi sbaglio, in ISO, ok? È una data con lo standard ISO, da cui potete prendere tutto, ok? Noi invece andiamo a mettere qua dentro una data specifica, ok? Ho messo il 10 ottobre, scusatemi, ho messo il 12 ottobre, ve l'ho messo apposta, perché il 10 qua si usa andate, a meno che non andiamo a specificare il format, che lo vedremo più avanti, il primo è il mese, ok? Quindi queste sono date all'inglese o all'americana, penso e basta. Quindi il 10 è il mese, il 12 è il giorno e il 2017 ovviamente è l'anno. Possiamo fare get month, get date, vedete get month. Qua è il 9, in verità l'ottobre è il 10, ma perché? Perché i giorni della settimana e il mese partono da zero. Questa cosa qui se la potevano risparmiare effettivamente, quindi per avere il mese giusto dobbiamo fare get month più 1. Magari non concatenato. Ok, andiamo a fare sotto a.getMonth più 1. Ok, assegniamolo, altrimenti perdiamo il valore, quindi var b. Quindi mi hanno detto che gennaio è lo 0, febbraio è l'1, eccetera, quindi prendiamo il mese, che è ottobre, ci dà 9 più 1, 10, ok? Piccole cose da ricordarsi queste. Poi facciamo get full year, che ci dà 2017. Get day ci dà 4, ok? Perché se non mi sbaglio era giovedì quello, quindi dovrebbe essere domenica. Se non mi sbaglio loro partono da domenica, quindi 0 domenica, 1 lunedì, 4. Oppure se parte da lunedì dovrebbe essere... No, partono per forza da domenica perché non mi tornano i conti altrimenti. Qua possiamo prendere i minuti, che mi ha dato 0. Ah, giustamente perché è alle 0000, se non specificate... L'orario effettivamente è sempre 0, ok? Possiamo settare l'anno, come potete vedere, a set full year 2020. Magari è meglio farlo fuori. Ok, sì. Set. Quindi alla data, vedete qua, lo cambia 2020. Sulla stessa lunghezza d'onda possiamo modificare, per esempio, il mese, oppure possiamo modificare la data.
set date, ok? Quindi è il 12 lì, noi andiamo a mettere 25, quindi diventa domenica ottobre 25 2020, sempre lo 00, e poi andiamo a mettere, cosa andiamo a mettere? Niente. Ok, il set l'abbiamo fatto. Ok, parliamo invece di if. Scusatemi, gli if sono blocchi di codice importantissimi per dire se succede una cosa fai questo, se non succede questa cosa fai qualcos'altro, ok? Quindi if, parola importantissima, e mettiamo tra parentesi tonde la condizione e poi il blocco di codice che ci interessa tra parentesi graffe. If a uguale 5, quindi stiamo dicendo se a è uguale a 5, in questo caso sarebbe uguale a 5, ma è uguale a dire a uguale, troppe volte uguale, se a è uguale a 5, quindi semplicemente è uguale al valore 5, la condizione è rispettata. Adesso vi faccio vedere perché c'è uguale e uguale, che è quello che vi dicevo di null e undefined. Quindi vedete, a è 5, non vi dico più uguale, a è 5, sì. Se invece mettiamo 3 uguali, è il tipo, non va solo a vedere il valore, ma il tipo. In questo caso non ci dà niente perché a non è 5 numero, ma è 5 stringa. Ok? Qua si va a vedere la differenza di tipo. 5 tra apici è stringa e non è uguale a 5 numero. Ok? Invece 5 stringa è uguale a 5 numero. In questo caso stiamo dicendo A è diverso come tipo da 5? Sì, perché A è un 5 stringa ed è diverso come tipo. Mentre invece qua A è diverso da 5? No, perché quello lì è un 5 stringa, ma questo noi non stiamo valutando il tipo, ma stiamo valutando il valore. In questo caso A è diverso da 5? Sì, perché è 6, quindi la condizione è rispettata. Se mettiamo un boolean, ok? Quindi if a, lui andrà a vedere a è uguale a true, di conseguenza la condizione è rispettata. Se mettiamo il punto esclamativo not, quindi non è, quindi a if non è a, di base non è vera, ok? La condizione è non è rispettata perché lì era true. Ora vi faccio vedere l'end, quindi if a uguale a, se a è uguale a 5, doppio e commerciale end. Quindi se a è uguale a 5 and b uguale a 3, la condizione è rispettata. A uguale a 5, b uguale a 3. Se io sostituisco b con 4, la condizione non è rispettata. Perché affinché con l'and entrambe le due condizioni devono essere rispettate. Con l'or, vedete, a uguale a 5 e b uguale a 3, b uguale a 4. Ma perché la condizione è rispettata? Perché l'or, almeno una delle due, deve essere rispettata. A è uguale a 5? Sì. B uguale a 3? No. Ma a era uguale a 5. Quindi va bene, a differenza dell'end dove entrambe devono essere rispettate. Ora vi faccio vedere altri tipi. A è minore di 10? Sì, la condizione è rispettata. A è minore o uguale a 10? Sì. Minore o uguale vuol dire che può essere anche 10. Quindi 10 è minore o uguale a 10? Sì. Stessa cosa con maggiore o uguale, ok? Io comunque vi rimando sempre alla documentazione di V3C, ok? Per apprendere bene, riguardarsi questi concetti molto importanti, soprattutto praticate, praticate, praticate. Fatevi come me una VSC da una parte, live server dall'altra e provate queste cose e guardate gli output. Alla lunga capite, ok? Se non capite subito con me, quindi A maggiore di A maggiore di 10, sì, perché è 11. In questo caso vi faccio vedere l'else, ok? L'else ci permette di dire se la condizione sopra non è rispettata, fai dell'altro, ok? È per farvi vedere, quindi se A è maggiore di 10, in questo caso sì. Se noi mettiamo 9, A è maggiore di 10? No, quindi else scrivi ciao. Molto semplice, non fa una piega. A uguale a 9 and B uguale a 3? No, perché B uguale a 9, A uguale a 9, ma B non è uguale a 3. 4, in questo caso si andava nell'else. Se invece la condizione and è specificata, è rispettata, ok, si torna semplicemente alla condizione rispettata. Ora vi faccio vedere else if, serve per, vi dice se una condizione è così, altrimenti se questa condizione, ok, quindi else if è altrimenti questa condizione, stai provando, tipo un amico ti chiede, tipo indovina chi, A è uguale a 9? No, beh allora B è uguale a 3?
Se in questo caso se b fosse uguale a 3, ciao, ok. Se niente va bene, torniamo sul nostro else che è molto generico. A uguale a 9? No, è 8. Allora b è uguale a 3? No, è 2. Beh, allora in questo caso scrivi nessuna delle condizioni è stata rispettata, ok? Molto semplice. In realtà potevo farlo solo con. Spero si stia capendo questa cosa. Sto andando molto veloce. E in verità quando stavo registrando senza voce, ok? Forse potevo andare un po' più lento, quindi adesso sto commentando su quello che vedo. Comunque, se avete delle difficoltà, scrivetemi, non ho problema a rifare i video, non ho problema a farvi degli approfondimenti, potete scrivermi su Telegram, eccetera, eccetera, ma ne riparliamo. Dunque, parliamo invece del blocco di codice switch. Noi potremmo avere 600 if, else, if, else, if, else, if, else, oppure possiamo fare switch. Quindi, dove andiamo a vedere le casistiche. Switch aperta, mettiamo la condizione, in questo caso A, neanche la condizione A. E apriamo le parentesi graffe come al solito per mettere il blocco di codice. Nel caso A sia 2, ok, case 2, due punti, andiamo a capo e mandiamo a schermo o scriviamo un console log, ok, document.write, quindi switch. Lo switch stiamo vedendo un po' di casistiche, serve per vedere un po' di casistiche senza scrivere if else, if else, if else, if else, if else, centinaia di volte. Quindi switch e prendiamo variabile A. E gli chiediamo a è uguale a 2, se a è uguale a 2 fai questa cosa, e dopo devo mettere un break, ne parleremo dopo, ma adesso ve lo spiego un attimo. Break serve per dire esci dal loop, ok? Esci da questo statement, quindi nel caso a fosse uguale a 2 tutto il resto non verrebbe eseguito, a prescindere, ok? Qua ho messo a uguale a 5 e a uguale a 8, quindi noi probabilmente dove entreremo? Entreremo nella terza, quindi switch A, case 2 no, case 5 no, case 8 sì, mando a schermo, break, esco dallo switch. Semplice. Noi adesso cambiamo, mettiamo 1, case A2 no, case 5 no, mettiamo default. Default è se nessuna di quelle precedenti è stata triggerata, è scattata, mi scrivi questa cosa. Cambiamo. A vale un numero totalmente diverso. Scusate, vedete? A uguale 2? No. A uguale 5? No. A uguale 8? No. Quindi la default è per disperazione. Mi mandi a schermo questa cosa. E questo era lo switch. Arriviamo ai loop. Ok. I loop servono per fare un'azione più volte. Quando vogliamo ripetere più volte la stessa azione. Ok, andiamo a usare i cicli o i loop. In questo caso, però non si vede, in questo caso ho messo i uguale, quindi for per, aperta parentesi tonde come sempre, i uguale 0, i sta per iterator, che è il contatore di base, quindi i parte da 0, finché i è minore di 5, ok, fai quanto segue sotto, e quando hai finito di fare ciò che segue sotto, fai i più più, fai l'increment, altrimenti il loop andrebbe avanti all'infinito. Io metto un console log, F12, vi faccio vedere, i uguale a 0, ok, i uguale a 0, i è minore di 5, sì, mi manda a schermo i, ok, 0, incremento, 1, 2, 3, finché arriva a 5, vedete, finché è minore non manda a schermo 5, se mettete minore o uguale, i che è 5, è minore o uguale a 5? Sì, è uguale a 5. Allora faccio il console log, io incremento i più più, diventa i uguale a 6. I6 è minore o uguale a 5? No, quindi il loop finisce così. Questa è la cosa più basica, ma il ciclo for possiamo utilizzarlo per passare in rassegna ad un array, quindi finché i è minore della lunghezza dell'array, quindi 3. Noi andiamo a mandare a schermo A dove l'indice sarà i. Quindi non mettiamo un numero, ma mettiamo i. In questo caso 0, quindi console log A 0, console log A 1, console log A 2. Dopo i diventa 3, scusatemi, 3 è minore di array length che è 3? No, perché è uguale, di conseguenza salta tutto. Ok? Una cosa molto simile che possiamo fare è un while. While è mentre. Quindi mentre questa condizione è verificata, mentre questa condizione si verifica, mi fai quanto segue. È un po' diversa la sintassi perché i, il contatore, lo andiamo a specificare fuori, dopodiché facciamo while, mettiamo solo la condizione
e l'incremento lo facciamo dentro, sotto. Allora, a livello logico è più facile da capire perché il contatore lo metto fuori e ti dico while questa condizione mi fai quello che c'è sotto e incrementi anche. Come vedete funziona, non cambia assolutamente niente dal for. Ve lo dico, uso JavaScript da 6-7 anni ormai. Non ho mai usato un while in vita mia e neanche un do while che vi faccio vedere adesso. For, poi vi spiegherò il for each più avanti. Tendenzialmente for e for each. Basta, questo invece è un do while, ok? Il do while ha la particolarità che fa esegue sicuramente il console almeno una volta, perché la condizione la verifica dopo. Ok, quindi prima, di base è come un bambino che ruba le caramelle prima di chiedere alla madre. Sicuramente sai che ruba una caramella. Se poi la madre lo vede, quindi se il while, la condizione non è verificata, se la madre lo vede, gli dice basta, però lui la prima caramella l'ha già mangiata, mentre invece col for e col while normale la madre lo vede prima che lui rubi le caramelle. Spero si sia capita come metafora. Vedete, sempre il contatore fuori, fai console.log e i++ while dove la condizione è la seguente, ok? Molto semplice. In questo caso ho fatto a length meno 3, quindi semplicemente se qua è 4, meno 3 diventa 1, i uguale a 0, ok? 0 è minore, sì, perfetto, dopodiché aumenta 1, 1 è minore di 1, no, perché è uguale, quindi di conseguenza ci manda solo Marco a schermo. Questi sono i loop, useremo solo il for, imparatevi bene solo il for, gli altri li potete sapere, ma ve lo dico, 7 anni di JavaScript, mai usato un while in vita mia. Vi faccio vedere qua, per finire il corso di stamattina, vi faccio vedere break, scusatemi, e continue. Nel caso noi volessimo uscire a un certo punto dal for, nel caso una condizione si verifichi, quindi if, se il valore dell'array che stiamo estrapolando è Luca, ok, vedete Marco, Luca, però lo manda a schermo, quindi l'ho mandato a schermo prima, dovrei metterlo dopo, ok? Quindi lui cosa fa? Vede Marco, ok, prende Luca, il valore è Luca? Sì, allora chiudi tutto, basta. Avrebbe potuto mettere polizia. Se il valore dell'array è polizia, chiudi tutto, basta. Mentre invece qua continue ti dice se il valore è Luca, saltalo, ok? Semplicemente passa alla prossima iterazione. Quindi se i è uguale a Luca, fai continue, di conseguenza i fa i++ subito. Non manda a schermo, non fa più niente di quello che c'è qua dentro, fa l'iterazione, va sopra e riparte. Quindi, signori, direi io vi ringrazio per essere rimasti con me in questo video. È finito, sono circa 48 minuti di video. Queste sono veramente le basi. Forse sono andato un po' troppo veloce per essere le basi, ma spero abbiate capito. Io vi consiglio di continuare a praticare, praticare, praticare e fatemi sapere sotto nei commenti per qualsiasi cosa. Io vi ringrazio e alla prossima.